Buongiorno, si accomodi. Possiamo darle generalità. Paolo Cirino Pomicino, nato a Napoli il 3939. Lei è indagato per reato connesso? Abbiamo l'avvocato Salvatore Catalano. Come tale lei ha diritto a non rispondere alle domande che le parti vorrebbero porle. Lei risponde? Sì, Presidente, anche perché avendo già reso interrogatorio al dottor Di Pietro e avendo ammesso in quella sede di aver violato la legge sul finanziamento pubblico dei partiti, intendo dare il mio contributo a chiarire ogni aspetto, anzi sarò grato a lei e alle parti. Se vorranno anche consentirmi, per la mia responsabilità di governo che ho esercitato all'epoca, di descrivere il periodo che va dal settembre al novembre del 1990, cioè il periodo della trattativa. Adesso vediamo di inquadrare poi in base alle domande, poi se vorrà fare anche delle spontanee dichiarazioni in fondo può farle. Le telecamere possiamo lasciarle? È abituato. Diversamente. Va bene. Allora, sentiamo le domande del pubblico ministero. Onorevole Pomicino, vuole innanzitutto farci un piccolo excursus sul suo sviluppo politico. Vediamo un po' di inquadrare. La mia attività politica è iniziata nel 1970, la prima volta che sono stato eletto in consiglio comunale a Napoli. Nelle file della DC. Voglio dire, è sempre stato DC. Certo. Ho l'abitudine di non modificare. Ma sta andando un po' di tempo qui invertendo l'ordine degli addendi poi. Il prodotto cambia questa volta. Ma la somma mai. E allora, consigliere comunale poi? Poi nel 1976 fui eletto alla Camera. Sono stato nella Commissione Sanità nel 76-79. Poi nel 79 sono stato rieletto, sono diventato vicepresidente del gruppo parlamentare DC alla Camera. Poi nel 1983 sono stato ancora rieletto, sono diventato presidente della commissione bilancio, sempre alla Camera. Poi nel 1987 sono stato rieletto, sono ridiventato presidente della commissione bilancio e nell'aprile dell'88 sono divenuto ministro della funzione pubblica nel governo De Mita. Nel luglio del 1989 sono divenuto ministro del bilancio e della programmazione con il governo Andreotti. Sono ancora deputato della Repubblica per qualche mese. Lei ha detto sono indagato di reato connesso. Da chi e perché cosa è indagato? Da lei. Da solo? Da me? Lei vuole sapere un quadro delle sue vicissitudini giudiziarie. Adesso abbiamo le vicissitudini politiche. Gli avvisi di garanzia. Che dal mese di febbraio in poi mi sono stati inviati, sono, se non vado errato, 7 da Napoli, 4 da lei, se non vado errato, anche qui, 2 da Foggia e 1 da Roma. Su una sola di queste la Camera ha avuto la possibilità di esprimersi e su proposta del relatore di opposizione, l'onorevole Correnti del PDS, l'autorizzazione non è stata concessa per la totale insussistenza degli indizi. Quella di quale autorità giudiziaria? Quella di Foggia, che credo lei anche conosca abbastanza bene. E per fatti di illecito finanziamento tutti? No, le accuse sono le più diverse ovviamente, sono tutte tendenti al finanziamento illecito di partito. Ma alcuni magistrati intravedono anche reati connessi alla corruzione e alla concussione. Per una di queste poi, come ella sa, sono anche sottoposte a indagine per il 416 bis. Ok, questa è la situazione. Qual è stato il suo ruolo nella vicenda Enimont come ministro del bilancio e come responsabile del CIP? CIP e del CIP. Il 5 settembre del 90 il Presidente del Consiglio dell'epoca, come ho detto, l'onorevole Andreotti, convoca un consiglio di gabinetto su richiesta del Ministro Piglia. Forse è il caso di dire subito chi era il consiglio di gabinetto. Il consiglio di gabinetto era formato dai tre ministri finanziari, Carli, il sottoscritto e Formica,
c'era il ministro degli esteri. Che si chiamava? Si chiama ancora dottore De Michelis. E poi... Ma non è più ministro degli esteri in questo senso. Poi il ministro Battaglia. Che era dell'industria? Dell'industria. Poi? Poi del consiglio di gabinetto faceva parte anche il ministro Vizzini, se non vado errato. E Martelli, il vicepresidente del consiglio. Quindi lei fino al 5 settembre del 90, Enimont era una cosa che lo vedeva sui giornali. Insomma. Come ella sa, soltanto nella primavera del 90, cioè a rottura, diciamo, è venuto tra il socio pubblico e il socio privato, tra l'Eni e la Monte Edison, come ho già avuto modo di riferire a lei, io ricevetti, ero già ministro del bilancio, ma non rientrava la vicenda Enimont nelle competenze del ministro del bilancio, e il dottor Gardini, credo in un'azione di rappresentazione di ciò che era successo, cioè la rottura fra socio pubblico e socio privato, mi raggiunse una mattina molto presto, devo dire, a casa mia, accompagnato dal dottor Pusani, dove mi rappresentò la sua decisione di procedere nella gestione dell'Enimont senza rispettare gli accordi che aveva sottoscritto. Allora, quindi, mi perdoni. Questo è stato l'unico momento nel quale io sono stato interessato. Voglio dire, fino all'89, 90, l'Enimont comincia a nascere, dovrebbe svilupparsi. Non riesce, ci sono dei disaccordi, Gardini viene a casa sua. Ecco, perché proprio a casa sua se lei non aveva alcuna funzione? E non a casa mia, intendo dire. Perché probabilmente in quel tempo lei non era così noto come lo è oggi. Se no ci viene lo stesso. Probabilmente. La verità è che, ho già detto, che il dottor Gardini, presumo, abbia voluto fare, non soltanto nei miei confronti, ma di una serie di ministri, di responsabili politici, un'azione di sensibilizzazione notificando, ecco, questo è il termine esatto, conoscendo il carattere del dottor Gardini, che quegli accordi sottoscritti appena 6 mesi prima, lui non li poteva più ritenere validi, pena, a suo giudizio, la gestibilità della società Enimont. Quindi venne da lei a casa sua per farla presente, notificò, come esatto. Dice lei, che avrebbe, non avrebbe rispettato l'accordo della parità. La gestione paritetica, cioè, che era prevista tra il presidente e l'amministratore delegato. Voglio dire, avrebbe cercato, cioè, di portarsi in maggioranza. Certo, di fatto lo era. Mi venne a notiziare che, come ella ha già verbalizzato... Lo so, ma io devo far capire... Ho capito. Io uso anche il termine. Grazie. Che abbiamo sottoscritto. Anche perché sa, non abbiamo i suoi interrogatori. Sì, noi siamo completamente all'oscuro di tutti. Quindi ma io sono... Anche la difesa, sì. scusi, ma io sono... l'unica cosa, l'incontro in casa sua sarebbe avvenuto quando? Nella primavera del 90. Primavera. Subito dopo, se io ricordo bene, le dimissioni del presidente avvocato Necci e dopo che di fatto il dottor Gardini aveva assunto il controllo della società Enimont. In quella occasione io mi permisi di dire al dottor Gardini che mi sembrava giusto innanzitutto che lui parlasse con il ministro delle partecipazioni statali, cioè? All'epoca Fracanzani. Ecco, un attimo, mi perdoni. Prego. Lei sapeva degli accordi pregressi, cioè che vi era un patto firmato fra Monte Edison ed Eni per cui nessuno dei due doveva avere la maggioranza. Quindi voglio dire, nelle sue funzioni... O per meglio dire, insieme dovevano essere la maggioranza dell'80%. Questo è un modo politico per dire nessuno... No, non è un modo politico, credo sia un modo societario, io non sono molto esperto. Allora, no, comunque ne parla di una clausola proprio... Specifica? Quale... Sì, c'era una clausola che io ricordi, ecco. Presidente, per la quale la gestione dovesse essere per 3 anni paritetica. Lei era corrente di questa clausola? Era corrente perché gli è stato notificato da Gardini a casa sua, tipo carabiniere, gli ha detto: guardi, io questa clausola non l'ho rispettata e mi sono fatto, mi sto facendo padrone di questa situazione. Lei era un ministro di quel governo, cosa ha fatto? Ha denunciato la clausola, la violazione della clausola o cosa ha fatto? O ne ha preso detto, solo? Quella mattina ho detto al dottor Gardini che lui doveva rappresentare questo al referente istituzionale del settore delle partecipazioni statali, cioè al ministro Fracanzani, che per quanto mi riguardava mi sembrava strano che dinanzi ad una difficoltà insorta e sempre possibile non si rinegoziasse con
il socio pubblico gli accordi che si erano sottoscritti 6 mesi prima. Devo dire che la nostra discussione fu molto breve e anche molto fredda. Io devo anche ora venne a casa sua? Molto presto, contrariamente alle mie abitudini. E questo mi rendeva ancora più, come dire... Vulnerabile? No, vulnerabile. più insofferente forse. Comunque, in quella occasione, io l'ho già detto a lei, lo voglio ripetere al Tribunale, era presente il dottor Cusani, che non ha mai interloquito in questa, peraltro, brevissima discussione, credo sia stato proprio quei 15-20 minuti. Il nostro problema in questo momento è capire se un Ministro della Repubblica che viene a conoscenza che un socio privato di una, che partecipa a una joint venture con un ente pubblico viene a conoscenza per notifica del socio privato che egli violerà il patto, se è andato al primo riunione di governo, al prima volta che andava in Parlamento, alla prima volta che andava a un commissariato di polizia a denunciare questo patto. Dottor Giardini, ma questo era noto a tutta la stampa italiana. Sì, ma io facevo cittadino, lei faceva il Ministro della Repubblica. No, ma mi perdoni, il problema è che dinanzi a questa violazione ci fu la reazione, che peraltro non poteva rispettare, all'ente pubblico, che il governo nei riguardi dell'ente pubblico ha un'azione di indirizzo e di vigilanza, ma la tutela degli interessi non potevano che ricadere sull'ENI e sulla sua autonomia. In questa direzione incominciarono ad esserci... No, io mi interessa quello che hanno fatto gli altri, mi interessa sapere se lei, dopo aver preso atto di questa violazione del patto, ha fatto un atto formale... Ma non dovevo fare un atto formale, mi per questo non dovevo lo so, fare un atto io formale. Come se non l'ha fatto? E questo voglio sapere. Non l'ha fatto. Non dovevo fare un atto formale. Arriviamo al settembre del 90, perché fino al settembre del 90, dopo di questa colazione, non c'è stata più occasione. Assolutamente. Né lei ha posto in essere alcun atto fino al settembre del 90. Ma non dovevo porre... Io domando se no, la non ho posto, non atto, posto. Non ho posto in essere... Io e lei non abbiamo posto atti fino a settembre del 90. Anche perché entrambi non eravamo competenti in questo settore. Io certamente no. Anche io, mi concedo di valutare l'opinione. Comunque, stiamo ai fatti e non continuiamo a fare queste polemiche, queste battute che saranno interessanti, intelligenti, però a noi non interessano. Allora, andiamo ai fatti. 5 novembre del 90. No, 5 settembre. 5 settembre. Va bene. Il 5 settembre del 90 ci fu il Consiglio di Gabinetto, del quale ho citato la composizione. In quella occasione il ministro Pira fece una relazione, io ricordi, nella quale sostanzialmente ci comunicò la difficoltà dei due soci a rinegoziare anche le intese in qualche maniera entrate in crisi. E il Consiglio di Gabinetto dette poi all'unanimità mandato al ministro Pira di dare a sua volta una direttiva all'ENI perché si attivasse su 3 ipotesi scalari. La prima, quella di rivedere ancora una volta, se era possibile, la vecchia gestione paritetica che era stata fatta all'atto della costituzione della società Enemont. La seconda ipotesi era quella di offrire alla Montedison l'acquisto della propria quota in Enemont. La terza ipotesi, eventualmente, era quella di acquisire alle stesse condizioni contrattuali e ovviamente allo stesso prezzo la quota di Montedison in Enemont. Okay. Poi, quindi... in realtà, dovemmo trasferire questo contenuto dell'intesa del Consiglio di Gabinetto in una delibera CIPI, quella del 26 settembre del 1990. CIPI da me presieduto, il CIPI è il Comitato Interministeriale per la Programmazione Industriale. In quella sede il ministro Pira venne con una delibera, con una proposta di delibera, nella quale si ripetevano nella sostanza le 2 ipotesi alternative, essendosi ormai verificata la impossibilità a ripristinare quella gestione paritetica, e venne approvata questa delibera con alcuni vincoli. Mi perdono. Prego. Per cui la delibera CIPI del 26 settembre non contiene più alcuna indicazione rispetto all'originaria proposta del Consiglio di Gabinetto, che era quello di cercare di mantenere in piedi il matrimonio. Perché si era già consumata nei 20 giorni. Quindi dal 5 al 26 settembre si è deciso, l'Enimont resta un'entità unica, o lo prende l'Eni o lo prende Montedison. Perfetto. A seguito di questa delibera del CIPI del 26 settembre, cosa succede? L'ENI preparò la bozza contrattuale da sottoporre alla Montedison. Una volta accettate le due parti
la bozza contrattuale sulla quale esprimere la volontà di acquisire o di vendere, ci sarebbe stata la determinazione del prezzo, che era l'ultimo degli elementi da essere sottoposto alla valutazione delle due parti. Nel caso specifico, la fissazione del prezzo spettava all'ENI e il diritto di scelta spettava alla Tutto questo l'avete deciso il 26 settembre o successivamente? Il 26 settembre, nella delibera del CIPI, credo sia molto chiara. In questo ecco, senso. Ma questa delibera avvenne il 26 settembre a che ora? Quando è che vi siete riuniti? Dal verbale che ho visto, ricordo di aver letto alle 11. Poi se si è riuniti alle 11 e mezzo, a mezzogiorno, io non sono in condizione di poterla. Voglio dire. Lei vuole sapere esattamente dire, prima voglio, che cosa voglio fare. Dire, prima di andare al CIPI, che ha fatto? Il ministro Piglia mi chiese di passare un attimo dal suo ufficio per verificare la bozza di delibera che aveva messo a punto. La delibera c'era già, c'era soltanto approvarla o non approvarla. E certo, ma questo mi sembra che in ogni delibera che un organo collegiale fa... Ma mi interessa capire se tutte le clausole previste là erano già state studiate o le avete studiate voi? No, 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 erano state già studiate dal Ministero delle Partecipazioni Statali, presumo d'intesa con l'ente pubblico, cioè nel caso specifico con lei, e per cui mi sottopose una delibera nella fattispecie. Allora quindi, prima di riunirci, cioè di andare a dove formalmente si sottopongono le questioni, in realtà lei è stato chiamato prima, le è stato fatto vedere una bozza che era già una delibera, per vedere qual era il suo parere, per sapere quindi preventivamente se in quella riunione poi sarebbe passata o non sarebbe passata. Questo è il concetto di fondo. Beh, non è che per sapere il suo parere quantomeno. Non è che il presidente di un organo collegiale di per sé decide se una cosa passa o non passa. Beh, basta, ma non c'è dubbio, non c'è dubbio, non c'è dubbio che questo agevolava la discussione. Se io prima mi faccio dire da tutti quanti passa o non passa, allora lo porto lì soltanto se passa. Non sia così, come dire, netto, nel senso che il relatore, nel caso specifico il ministro delle partecipazioni statali, sente il presidente del CIPI. Se ovviamente, presumo che avesse sentito anche nel ecco, mio ricordo il problema, così, il aveva già sentito qualche altro pure. Presumo che avesse già sentito il ministro dell'industria, ma ovviamente cioè battaglia. Non è, esatto, non ne sono certo. E dopodiché, ovviamente, la discussione ci fu, il verbale io gliel'ho consegnato. Adesso lo consegniamo. Ecco, anche e quindi allora cosa succede? Ma lei è andò lì. Andò lì. Ci ha trovato qualche altra persona lì dentro. Sì, ho già detto a lei e non ho difficoltà ovviamente a ridirlo in udienza. Che trovai l'onorevole Amato, Giuliano Amato. Che funzione aveva l'onorevole Giuliano Amato lì? Non era al governo. Ecco, in quel periodo che funzione aveva? Credo che fosse vice segretario del Partito Socialista. Vice? Vice segretario del Partito Socialista. Ecco, e col CIPI e con le decisioni da prendere con funzione dell'Enimont, che c'entrava? Fu questa infatti la domanda che io feci al ministro Pide. Nel senso che anche lei si pose il problema, lei che c'entra? E disse infatti a Giuliano Amato, come mai tu stai qua, E il ministro Piglia mi rispose, no, siccome era ministro del Tesoro, l'onorevole Amato, nel precedente CIPI, quello dell'88, che dette il via alla Costituzione, ho voluto un attimo sentirlo anche per la sua competenza tecnico-giuridica. Fu questa la risposta. Dopodiché vedemmo in pochi minuti la delibera come era stata fatta. L'onorevole Amato che dice? Cioè, voglio dire... Lei ha avuto l'impressione che l'onorevole Amato l'aveva preparato lui questa delibera, che era lui d'accordo su questa delibera, che lui ci ha messo la mano anche lui nel scrivere questa delibera? Questo non glielo so dire, presumo che essendo lì per questo sia stato dal ministro Pita ascoltato sull'argomento e diversamente non si capisce per quale intendo motivo dire, sarebbe per questo stato sia stato ascoltato sull'argomento intende dire intendo sia dire stato preso sia stato ascoltato sull'argomento. Sì, ma intendo dire sia stata presa in considerazione le sue osservazioni su cosa scrivere in quella delibera. Ma io non conoscevo la bozza della delibera del ministro Pigge, prima se era diversa prima dell'incontro con Amato, se era fatto stare che quando la vidi mi sembrava che in realtà fosse in linea con le decisioni del Consiglio di Gabinetto. Non aveva la conoscenza di questa delibera, si mostrava che sapeva il contenuto di questa delibera. Era lì, aveva discusso di questo con il ministro Pire, quindi presumo che fosse a conoscenza. Ok, allora tutto questo, anche lei quindi si dice d'accordo su come era impostata questa bozza di delibera, giusto? Devo dire che anche io fui d'accordo su questa linea per un motivo molto semplice, che la delibera nella sostanza trasferiva le decisioni già assunte dal Consiglio di Gabinetto. Esaurita la fase di verifica di una ripresa. Oltre alle decisioni c'era mai una serie di vincoli che non aveva previsto il Consiglio di Gabinetto. Beh, ma quello è la modalità, come dire, più dettagliata. Le decisioni del Consiglio di Gabinetto sono decisioni politiche, non sono decisioni di dettaglio. Mi perdono, una cosa è dire
o vendi o acquisti. Un'altra cosa è dire o vendi o acquisti, ma sappi che se acquisto quello stabilimento non puoi chiudere se non lo chiedi a me, gli operai non puoi licenziare se non puoi chiedere a me, non puoi produrre quel prodotto se non lo chiedi a me, capisci? È una serie di vincoli che dice o vendi o vendi. Mi perdoni, dottor Di Pietro, non c'è dubbio che la decisione del Consiglio di Gabinetto, che è organo politico, non amministrativo, diverso dal Consiglio dei Ministri, che assume provvedimenti, o decreti legge o disegni di legge, il Consiglio di Gabinetto è un organo politico all'interno del Consiglio dei Ministri e quindi la decisione non può che essere politica. La decisione poi deve essere ovviamente strutturata. Ma siccome ci deve essere un signore essere privato che deve acquistare, dipende dai vincoli che gli si mette per vedere se è remunerativo, imprenditorialmente remunerativo o meno. Sì, per dubbio, infatti. C'erano questi vincoli. Certo, c'erano questi vincoli, peraltro. Insomma, sarebbe stato strano se non ci fossero stati dei vincoli precedenti. Sembra così. Il problema è che questi vincoli erano stati previsti in una bozza di delibera prima e stiamo cercando di capire chi l'ha fatto sta bozza di delibera. Sì, ma quindi, mi perdoni, secondo il suo... Io non Presidente, mi scusi, io sono, come sempre, molto interessato a sapere tutto. Però a noi che cosa interessa sapere chi ha scritto questa bozza di delibera? Qui siamo in falso bilancio, Montedison e illecito finanziamento dei partiti. Io ringrazio... Allora noi o abbiamo da discutere il processo a tutto campo... E allora ci vorrebbero molti altri imputati qua e abbiamo anche altri generi di reati, concussioni, corruzioni, la parte bresciana del processo. E allora lo facciamo, e se no ci stiamo prendendo in giro. Io non prendo in giro nessuno. No, lei ci sta prendendo in giro. Avvocato, lei spiace mettere a verbale questa affermazione? Certo, sì. Certo, è per forza, sì. È tutto registrato. Comunque, no, lo spiace mettere a verbale perché io sono stufo di farmi prendere. Sì, comunque, avvocato, mi raccomando... Naturalmente le espressioni anche perché... chiedo che venga messa a verbale questa dichiarazione. Ma questo è tutto registrato, vuole che non sia verbale. Lo voglio a verbale, avvocato, perché ho il mio diritto di volerlo. C'è è già a verbale. Il problema è, appunto, a me interessa sapere la rilevanza. Mi glielo pare spiego, mi pare allora, questa è la domanda. Mi pare di averla capita, però sentiamo... Se la vuole gliela spiego. Certo, stiamo parlando di illecito finanziamento. Anche la grazie. Stiamo parlando di illecito finanziamento. Noi dobbiamo capire i destinatari che negano di aver preso il denaro, se invece l'hanno preso o non l'hanno preso il denaro. Allora dobbiamo capire, per capire chi è il destinatario, chi è che ha avuto un interesse a che la vicenda Enimond si svolgesse in un modo più piuttosto che nell'altro. Abbiamo interesse di capire chi sono i soggetti politici che sono intervenuti di fatto nella vicenda Enimond, per poter capire. Adesso abbiamo scoperto un fatto che mi sembra nuovo per voi, che è quello che un vice segretario di un partito politico, pur non avendo una carica formale, si interessa di questa bozza di delibere prima che ve al CD. Siccome nel capo di imputazione si è specificato che in nome e per conto di quello stesso partito politico sarebbero girati 75 miliardi, che stiamo cercando di capire se può essere o può essere una panzana enorme aver dato 75 miliardi. Sembra che sia perfettamente rilevante. Sì, questo, sì, però scusi, avvocato Spazzari, questo era quello che avevo capito io. Cioè abbiamo un capo di imputazione che fa riferimento a certi percettori di somme. Quindi il sapere, dato che la fonte di questo versamento illecito è questa situazione, il sapere come si è creata questa situazione mi sembra rilevante. Naturalmente poi l'accusa trarrà le sue conclusioni e la difesa le proprie. Proseguiamo con le domande. Grazie. Abbiamo soltanto perso un quarto d'ora in più. E allora, dopo questa delibera del 26 settembre da parte del CIPI, è stato incaricato l'ENI di fare qualcosa? Io? L'ENI. L'ENI ebbe la direttiva del Ministro delle Partecipazioni Statali di preparare la bozza contrattuale. Fu preparata? E certo. Tant'è, che fine fece? Tant'è che, lo stavo dicendo, credo a metà ottobre, il Tribunale mi vorrà scusare se il ricordo al giorno non è preciso, fui chiamato dal Ministro Pigra che mi disse: ho ricevuto una bozza contrattuale dell'ENI che credo non risponda al contenuto della delibera CIPI. Ti sarei grato se potessi ricevere me il Presidente Cagliari, perché vogliamo anche sapere da te, come Presidente del CIPI, se la bozza contrattuale risponda al contenuto della delibera CIPI. Vi erano dei vincoli surrettiziamente introdotti in più diversi e più coinvolgenti la parte privata rispetto alla delibera CIPI? Fu questo il giudizio di Pigra e fu questo anche il mio giudizio.
Se lei adesso mi chiede esattamente qual era il vincolo, io non sono in condizione di ricordarla. Cagliari mi ha detto che c'era anche lui. Certo, infatti c'era. Allora, la domanda è, Cagliari era colui che aveva lui fatto e posto in essere la delibera all'interno dell'ENI con questi vincoli surrettizi, o era colui che era stato messo in minoranza e che quindi veniva a chiedere aiuto a lei e a Pica? Presidente Cagliari, almeno nell'incontro che avemmo al Ministero del Bilancio, sostenne la bozza contrattuale. Poi, come si fosse formata questa bozza contrattuale, a me non è dato di ecco, conoscere. Questo voglio dire. Sì, io non lo so. No, era. Intendo dire. Però il Presidente Cagliari sosteneva la bozza contrattuale. Allora, quindi avevamo due parti, Piga e Cagliari in contrapposizione fra di loro. Infatti c'era un giudizio del Ministro Piga che riteneva quella bozza contrattuale essere una bozza che andava al di là dei vincoli posti dalla delibera CIPI. In quella occasione, io non solo condivisi il giudizio, ma spiegai al Presidente Cagliari che la decisione del CIPI, che a me come Presidente toccava di far rispettare a tutti ovviamente, prevedeva una sostanziale neutralità della procedura del Governo, lasciando ai due soci imprenditoriali, quello pubblico e quello privato, la libertà ovviamente di scelta secondo una procedura liberamente accettata, perché la delibera CIPI si concluse. A me interessava sapere se, primo, rispetto alla delibera CIPI c'era stata una proposta di contratto ENI che aveva delle clausole surrettiziamente certo. introdotte. E ho risposto di sì. Secondo, se Cagliari voleva queste clausole, e lei mi ha detto di sì. Sì, beh, le sosteneva. Terzo, presumo, se Piga non le voleva queste clausole, sosteneva le ragioni dell'imprenditore privato. No, questo mi sembra un po' tendenzioso, se mi è concesso, nel senso che Piga sosteneva che quella bozza contrattuale non era rispondente alla delibera CIPI. E infatti era così. Quindi io mi permisi di dire a Cagliari che c'era questa neutralità che andava aspettata. Okay. A seguito di questo che è successo? A seguito di questa... di questo il Presidente Cagliari, cioè il Ministro delle Partecipazioni Statali, ridette di nuovo un invito all'ente pubblico. A questo punto l'ENI fece la bozza contrattuale, la inviò alla Monte Edison, che nei tempi previsti, non vorrei sbagliare anche qui, presumo che ci fossero 5 giorni di tempo per rispondere, la Monte Edison respinse la bozza contrattuale, ritenendola nella sostanza anche inidonea per una base di discussione negoziale. La Monte Edison, anche qui se non vado errato perché il ricordo diciamo nasce da ciò che leggevo, convocò 2 assemblee se non vado errato, una per estromettere definitivamente diciamo i rappresentanti dell'ENI dagli organi societari e se non vado errato prevedendo anche una seconda assemblea tesa ad un maxi aumento di capitale, con quale valore? Quello di ridurre ancora ulteriormente la presenza dell'ENI, perché conferendo altre società. Beh, questo, okay, questo sappiamo, quindi l'ENI cosa ha fatto? L'ENI ha ricorso al tribunale, lei sa, no? L'ENI dal canto suo per evitare questo ricorso al tribunale. Il tribunale fermo giudiziario, eccetera. Sì. E poi? Dopodiché si giunge alla conclusione nella quale la trattativa serrata che fu fatta vide l'ENI acquisire il 40%. Si arrivò a una conclusione. Si arrivò ad una conclusione. Non ci fu bisogno credo di il 22 di novembre. Fin qui quindi la ricostruzione degli avvenimenti dal punto di vista istituzionale, ok? Adesso saltiamo di palo in frasca. Lei quando ha avuto modo di conoscere Sama? Io ho conosciuto Sama, se non vado errato, alla fine di agosto, primi di settembre del 1990. C'era un attacco di parte della stampa sulla vicenda Lombardfin. Che sarà successo? Che si riteneva che in qualche maniera io fossi interessato alla vicenda Lombardfin e mi risultava che da alcuni ambienti proprio del gruppo Ferruzzi fossero avallate, diciamo, queste voci. Perché a Sama è andato a chiedere? Perché era responsabile di questi ereditori? Sama era uno degli uomini di punta del gruppo Ferruzzi. Ho capito. Poi c'era un uomo del gruppo Ferruzzi che avallava dicerie di questo genere, mi sembrava logico. Chi glielo presentò Sama? Me lo presentò Bisignani. Chi era Bisignani? Il giornalista dell'ANSA. All'epoca era giornalista dell'ANSA.
Lei lo conosceva in ragione di una militanza politica, di una conoscenza? No, in ragione del fatto che era un giornalista dell'ANSA, quindi era nell'attività parlamentare quasi ventennale alla quale ho fatto riferimento prima, okay. Credo che quasi tutti i parlamentari di una certa anzianità conoscessero Bisignani. Vi siete incontrati? Ci siamo incontrati, devo dire, in quell'occasione Sama intervenne perché non continuassero dicerie false sull'argomento. Dopo questa è la prima volta che ha incontrato Sama. Ha avuto modo poi di rincontrare nuovamente Sama? Sì, io incontrai Sama, credo il giorno prima della delibera CIPI. E cosa le ha chiesto? Mi ha chiesto, a nome del gruppo Ferruzzi, che il governo rimanesse nei fatti nel definire la procedura tesa a chiarire e a definire gli assetti societari Enimont, rimanesse nella sostanza estraneo, cioè che fosse una procedura, come ho detto prima, neutrale, all'interno della quale i due soci potessero, con logiche imprenditoriali, decidere autonomamente. Cioè, chi aveva più forza avrebbe vinto, insomma, è una questione, una logica imprenditoriale. Ma sulla base di scelte imprenditoriali, non si tratta intento di forza. Dire, il problema è questo. Siccome l'indomani mattina lei va al CIPI, Sama sapeva che voi l'indomani mattina dovevate decidervi e dovevate unirlo al CIPI, lo sapeva quella sera? Ma no? Lo sapeva tutti i padri, lo sapeva. Sama lo sapeva. Certo. Lei l'indomani mattina si incontra prima con Piga e poi al CIPI, sostiene proprio la neutralità, cioè lei sostiene quello che le ha detto Sama? No, io sostengo quello che ha detto il Consiglio di Gabinetto il 5 di settembre del 90. Che Sama sosteneva pure lui? E che Sama, ma credo che anche lei ne sostenesse la stessa cosa. Beh, cioè i soci imprenditoriali, lei mi fa una domanda se... Ci dica quello che le ha detto Sama. Sama mi chiese, volendo acquisire la società Enimont, anche la quota di proprietà dell'ENI, che il governo nel definire la procedura di fatto la definisse in chiave neutrale, vale a dire una procedura all'interno della quale le decisioni imprenditoriali potessero collocarsi sulla base degli accordi negoziali tra l'ENI e tra la Montezza. Gli risposi in soldoni, che cosa le... io non riesco a capirla, rimanere neutrale, cioè che cosa deve fare? Non doveva fare non doveva interessarsi per niente. No, allora infatti la procedura, ma io l'ho spiegato fino adesso. Ma lo so, non è facile capire. No, mi perdoni. Mi perdoni, non è colpa mia se non lo capisco. È mia difficoltà, come lei sa, a esprimermi. Il problema è di definire una procedura nella quale le decisioni, quando io dico le decisioni imprenditoriali, dottor Di Pietro, ad esempio, mi riferisco al fatto che nella strategia industriale dell'ENI, se rimanere nella chimica, in quale maniera rimanerci, in quale alleanze nazionali o internazionali fare, cioè una decisione tipicamente imprenditoriale, la procedura del governo messa in piedi non fosse ostativa a questa decisione imprenditoriale. Alla stessa maniera, ovviamente, per il socio privato, che le decisioni finanziarie, industriali del socio privato non fossero in qualche maniera coartate. E torno al punto. Allora, che ci fosse una direttiva in cui non fossero contenute delle clausole surrettizie penalizzanti per il... Adesso lei mi fa un salto, mi riferisce di nuovo a... Madonna, no. Bisogna poi scriverle. Siccome, cioè, nella direttiva non ci doveva scritte clausole penalizzanti per il socio privato. Dice, noi vogliamo comprare... Ma né per quello pubblico né per quello privato. Noi vogliamo comprare, faccio un esempio, noi vogliamo comprare, però non mi scrivete sulla direttiva che non potrò mai licenziare nessuno, non potrò mai dismettere gli stabilimenti del Sud e quant'altro. Io forse faccio una dichiarazione rituale, chiedo scusa al Tribunale, ma guardi che i vincoli non sono vincoli penalizzanti solo ed esclusivamente per il socio privato, sono vincoli che agivano e per l'imprenditore pubblico e per l'imprenditore privato. Mica vero, che l'impresa pubblica comunque glielo ripiano i conti. Lasciamo stare, privata, siccome no. C'erano dei vincoli, interessa al pubblico ministero chiederle se per caso Sama le ha detto guardi cerchi di questa no. Clausola che per noi è particolarmente penalizzante, riesce a fare in modo di togliersela, ecco, qualcosa del genere. Assolutamente no. Ci deve essere una ragione perché è venuto a trovarla la sera prima in cui va da CIPI, scusi. Per rappresentare la volontà del gruppo Ferruzzi di acquisire la quota di Eni in Enimont, perché aveva accettato la procedura, diversamente la delibera non sarebbe neanche sorta. Se non gli avesse fatte delle clausole depenalizzanti. Se fosse rimasto estraneo non avesse infatti aggravato con un regime vincolistico e di fatto avesse reso ostativa la decisione imprenditoriale. In soldoni, si è venuto a raccomandare? No.
E che perché vuol questo dire? Non è una raccomandazione, mi perdoni, lei mi vuole far dire una cosa che non è, io mi rendo conto che lei debba spingere su questo versante, però non si è venuto a raccomandare, si è venuto a rappresentare quello che era una esigenza e una decisione del gruppo Ferruzzi. Sama sapeva il contenuto della bozza di delibera del giorno dopo? Questo lo dovrebbe chiedere a Sama, a me non lo disse. Ne avete parlato? Di no, come avreste fatto? Assolutamente, mi disse, io gli risposi con una con semplicità, devo dire anche, che questa era la decisione che il governo aveva assunto e per la quale decisione, peraltro, noi eravamo attaccati anche in Parlamento da ipotesi che, come sempre capitano, uguali e contrarie. C'era chi voleva e sosteneva la pubblicizzazione di Animonte, ci sosteneva invece la immediata privatizzazione e il ritiro del socio pubblico. Quindi in realtà non scendemmo nel merito, ma mi fu da sempre rappresentato quello che le ho detto 2 minuti. Mi perdoni. Prego. Noi dobbiamo fare in modo, dobbiamo cercare di capire perché c'è questo fitto colloquio tra lei e Sama. Il giorno innanzitutto lei conosce Sama proprio in quei giorni, prima non l'ha conosciuta, l'ha conosciuta i primi di settembre. Il giorno prima viene al CIPI da lei. Vogliamo vedere quando viene ancora un'altra volta Sama da lei e vediamo che viene proprio in un altro momento eccezionale. Quando viene l'altra volta successiva da Sama quando da lei? Quando si conclude la vicenda e mi notifica... Cioè quando si conclude, senza il giorno dopo? Il giorno dopo, il giorno, 2 giorni dopo, esattamente. Il giorno dopo o 2 giorni dopo? Guarda, è anche un questo... giorno prima, un giorno dopo, io non lo riesco nel a ricordare. No, scusi, prego. Intendo dire, nel senso che massimo 2 giorni dopo. Sì, sì, certo. Oh, allora, quindi, il 22 e il 23. E mi venne. Vediamo il motivo. Mi venne a notificare che, contrariamente a quanto aveva detto alcuni mesi prima, la decisione della famiglia Ferruzzi era stata quella di vendere la propria quota. Perché, Sama, dopo che voleva comprare e ha venduto, dopo che era stata lei, perché chiedere... senta il bisogno, Sama, di venire il giorno dopo da lei? Ma chiedo scusa, dinanzi ad un... non è che senta il bisogno di venire, era venuto a rappresentarmi un'idea del gruppo Ferruzzi, a conclusione della vicenda venne a dirmi che la decisione della famiglia Ferruzzi era stata quella di vendere e mi fece anche comprendere in maniera molto velata che c'era stata anche una diversità di valutazione. Sto dicendo... Io lei... devo dire la verità, l'ho già detto nell'interrogatorio. Onorevole, mi perdono. Prego. Lei ha detto, dal momento in cui la trattativa del CIPI è fallita, noi come governo non c'avevamo più niente a che fare. Esatto. Allora sa, ma perché viene da lei? Perché non va da un altro qualsiasi? Perché viene da lei? Perché? Prima il giorno prima, poi il giorno dopo che si chiede, perché proprio da lei? Perché questo rapporto? Io mi rendo conto che le sue domande possono essere suggestive, però mi consente, viene il giorno prima perché la delibera viene al CIPI di cui io sono il presidente. Prima. Dopo non c'entrava più, perché viene da lei? Scusi, io vorrei che prima venissero enucleati i fatti e poi eventualmente queste domande che sono un po' suggestive, comunque rientrano sempre nell'esame. Il fatto è, Sama viene da lei, ci dica cosa le ha detto Sama, poi Sama, vediamo perché è andato. Io già non detto, ho ancora capito perché è venuto, cosa le ha detto. Poi ho già detto, Presidente, lo ripeto, cioè io non ricordo neanche se è venuto o se mi ha telefonato. E nell'ambito di questo... Comunque non l'ha chiamato lei. No, va bene. Non l'ho assolutamente chiamato io. E mi ha detto che, contrariamente a quello che era la precedente decisione, il gruppo Ferruzzi aveva deciso di vendere la propria quota in Enemon. Mi fece anche capire con qualche battuta che c'era stata forse una diversa valutazione all'interno della famiglia e la cosa finì lì. Questo è il fatto. Adesso vediamo. Mi perdoni, Presidente, non vorrei insistere, ma l'aveva già detto. E qui per questo io dicevo perché venne da lei. Sì, non aveva finito. Io preferisco che il fatto venga detto in tutta la sua completezza. Poi facciamo l'integrazione. Ridomanda. Perché venne da lei? Perché essendo, presumo, la direttiva ultima, quella fatta da PIG, superando la delibera CIPI, che in realtà aveva perso il suo valore, nella sostanza parte di quel contenuto della delibera faceva ancora parte della bozza contrattuale, tant'è il comunicato stizzito del gruppo Ferruzzi. E quindi era chiaro che, diciamo, in un rapporto di correttezza, come mi era stato comunicato dal dottor Sama, la sua intenzione, l'intenzione del gruppo cui apparteneva, di una determinata decisione, sentì anche il bisogno di poter rappresentare al presidente del CIPI, che aveva comunque concluso il suo intervento con la fine del... Quindi lei l'ha interpretato come un bisogno del Sama di venire a rappresentare... Sì, a rappresentare questo. Era peraltro una decisione importante perché era una decisione di politica industriale molto importante e rilevante. Ma Sama l'abbiamo rivista ancora. Io ricevo di nuovo la visita del dottor Sama.
Diretto, da solo, in compagnia? Da solo. Da solo. Le chiede lui di parlare con lei? Sì, mi chiese di incontrarmi un attimo, anche perché, anche qui se il mio ricordo mi conforta, era la fase nella quale o era già avvenuta la rottura con il dottor Gardini o si stava per... della rottura, parlo l'allontanamento dal gruppo, dalla famiglia, voglio dire, dottor Gardini, o si stava in realtà formalizzando. Eravamo in quel periodo, mi venne a spiegare appunto il senso di questo allontanamento del dottor Gardini, mi chiese anche di poter poi trovare il modo e la maniera per incontrare anche il proprio rognato, il dottor Ferruzzi, Arturo Ferruzzi, che io non conoscevo, perché in realtà e a lui e al dottor Ferruzzi ormai stava per essere dato, era stata già data nella sostanza, la conduzione del gruppo. In quella occasione mi disse anche in maniera molto, diciamo, molto velata che avrebbe voluto anche un attimo la famiglia Ferruzzi farsi carico degli impegni finanziari della campagna elettorale mia e dei miei amici, che si sarebbe appunto svolta di lì a qualche mese. Nel 91, metà giugno 91, che campagna elettorale c'era? Metà giugno 91, l'esate dal giugno all'aprile del 92, c'era il rischio di fare la campagna elettorale a giugno, subito dopo la guerra del Golfo. Si parlava di una campagna elettorale, di elezioni anticipate anche a ottobre. Poi in realtà si giunse alla primavera del 1990. Voglio essere più preciso, un attimino più chiaro sul punto. Anche in questa legislatura è dal primo giorno che si parla di andare a elezioni. Stanno già cominciando a fare la raccolta di fondi? Certamente. Io non mi danno il dottore Di Pietro, quindi a me la domanda non la può fare. Ma allora? Nel 91? Nel 91 mi aggiunse, come ha detto il dottor Sama, di questa decisione del gruppo Ferruzzi. No, di... la domanda del PM, se nel 91 la DC cominciava a raccogliere i fondi per le elezioni, no, per queste presunte elezioni. La DC credo sia stata nella sua responsabilità amministrativa, Presidente, sentito il segretario amministrativo. Per quanto mi riguarda, in quella occasione l'unica persona che si offrì di dare un sostegno finanziario alla campagna elettorale mia e dei miei amici fu il dottor Sama. Lei, se non fosse venuto quella mattina il dottor Sama, non pensava ancora a reperire fondi per la sua campagna elettorale? No, per il semplice fatto che comunque la campagna elettorale, io questo l'ho detto anche nel suo interrogatorio, che dissi al dottor Sama, ma mi sembra che la campagna elettorale non sia vicinissima. E lui disse, vabbè, ma è bene prepararsi per tempo, noi abbiamo desiderio di sostenere la campagna elettorale sua e dei suoi amici. Tanto i soldi ci sono. L'imprenditore che era stizzito, era contrariato, era qua, appena che arriva lì, uè, sai che voglio pensare alla tua campagna elettorale? No, ma quello che sfugge... Chiedo scusa. Quello che sfugge, dottor Di Pietro... No, ma perché io lo faccio appunto per cercare di capire, non me ne voglia. Non ne voglio, ma anche questo credo sia una lieve forzatura questa sua interpretazione. Il problema è vero è che dal novembre del 1990 al maggio-giugno del 1991 c'era stata questa piccola modifica. Il dottor Gardini non era più alla guida del gruppo Ferruzzi. E di fatto era diventato il dottor Sama e il dottor Ferruzzi. Il dottor Sama e il dottor Ferruzzi, il dottor Sama in verità, come ho già detto, mi venne a dire che c'era, come peraltro avveniva, nei riguardi mi aggiunse anche di altri partiti e di altri uomini politici, di sostenere la campagna elettorale del sottoscritto e dei miei amici. E comunque questo avvenne poi di fatto si ecco, ma voglio dire, e comunque lei gli fece presente, guardi che è troppo presto, non ancora c'è il cadavere, lui però disse lo voglio dare lo stesso. No, in realtà mi disse ci vediamo poi nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. In verità io poi ci vediamo noi o ci vedremo un comune amico? In realtà venne da me poi il dottor Bisignano. Ma lui le disse verrò direttamente o verrà un comune amico. Non le disse il nome? No. Per definizione deve essere un amico comune a tutte e due. E fosse Bisignani. Arrivò Bisignani? Venne Bisignani. E appena arrivò Bisignani lei capì, è questo il comune amico. E certo. Il dottor Bisignani nei mesi successivi venne tre volte. Cioè, scusi, prego. Venne una prima volta.
le disse, le do questa busta, le do queste carte, che cosa e queste sono le carte che ti manda Sama. Ecco, lei capì a quale carte si riferiva Sama? Dopo averle viste. E cosa c'era in questa busta? C'erano dei CCT, dei titoli di Stato. Bisignani le disse tornerò a portare altre carte? No. Quindi per lei, quella volta che è venuta, la prima volta a Bisignani, poteva essere la prima e l'ultima? Certo. Quindi fu una lieta sorpresa rivedersela una seconda volta? Capire, in quel momento c'era la volontà da parte del gruppo Ferruzzi di sostenere non solo la mia campagna elettorale, ma anche la campagna elettorale dei miei amici. Quando altri candidati. Voglio dire, la prima volta pensavo che fossero per lei? No, ovviamente questo è difficile, io mi rendo conto che lei ha bisogno di risposte precise, però mi rendo conto che è anche difficile, nel momento in cui si ha un sostegno finanziario, dipende ovviamente dalla dimensione del sostegno finanziario, capire quanti candidati si è nelle condizioni di sostenere. Sama, prego. Pensava di dare i soldi a lei o le ha chiesto anche l'elenco dei beneficiari finali di questi soldi? No, assolutamente. Oh, quindi a Sama non gli importava? Che... No. Pensava a lei? No. Alla sua corrente? Io le ho già detto alla mia. Corrente? Infatti gli ho detto che il dottor Sama mi disse che la famiglia Ferruzzi, come già faceva, per altri partiti, per altri uomini politici, avrebbe voluto sostenere questa volta la campagna elettorale mia e di altri candidati miei amici. Allora, la seconda volta lei non se l'aspettava che tornasse Bisignani? Perché non sapeva i soldi che doveva prendere, certo. Non sapeva che ci stava dentro. Certo. Si è vista all'improvviso venire Bisignani, anche questa volta con una busta chiusa? No, sembra in un plico. Scusate, posso solo, mi piace interrompere, però volevo sapere, ha detto una busta con carte, erano solo i CCT o c'erano anche carte della strategia? No, poi c'erano anche, cioè in questa busta plico cosa chiuso, c'era? C'erano anche altre carte, altri appunti sulla strategia industriale del gruppo. E i CCT per quanto erano? Io devo dire, non ricordo, nel primo plico l'ammontare complessivo dei titoli di Stato, quello che ho detto al poi ci arriviamo al dottor... poi ci arriviamo no, se era, devo rispondere scusa, non lo sa la prima volta, poi sapremo il finale, non lo sapevo. Ci arriveremo per definizione, per sottrazione benissimo, vedremo il finale, meno non li ha contati allora facciamo... nel settembre ci arriviamo piano. No, anche perché in realtà dovendo appunto prevedere una campagna elettorale che non era immediatissima, il problema non esisteva in quel momento. Di regola lei viene finanziato con titoli di, cioè con documenti che possono essere poi far risalire a lei o arrivano soldi in contanti? Non c'è di regola, cioè non fu una perché dice di regola quando arriva, non capisco la domanda di regola. Mi perdoni, lei mi sembra non vorrei confondermi, ma lei quantomeno con riferimento a qualche altra persona mi sembra che ha detto di aver ricevuto qualche altro denaro. Certo. Oh, in contanti o anche lì in titoli? Voglio dire, è una rarità ricevere in titoli. Infatti è la prima volta che mi è stato consegnato. Questo voglio dire. La prima, è l'unica volta, devo dire, che mi è stato E allora, la prima volta, lei non sa, questo Sama, anzi, era uno che era arrabbiato col potere politico. La prima volta... Ma non faccio... Mi perdoni, intendo dire... Vabbè. Ricevere dei soldi che possono essere la prova di aver fatto un reato... l'illecito finanziamento li accetta lo stesso? Vede, cosa vede voglio dire? Io ho già detto a lei, desidero dirlo con grande chiarezza al tribunale, io so di aver commesso un errore violando, mi perdoni un attimo, mi lasci dire. Prego. Anche prego. Con la necessaria serenità. Prego. Ho accettato con grande chiarezza l'errore e la responsabilità che deriva dall'aver violato la legge sul finanziamento pubblico dei partiti. Di questo ovviamente mi sono assunto ha le responsabilità politiche, perché la decisione di chiudere la mia stagione politica è assunta. Sul piano cosiddetto processuale, ovviamente, sarò pronto a risponderne nei termini e nei modi in cui l'autorità giudiziaria riterrà opportuno di fare. Che nessuno degli amici che io ho sostenuto, direttamente o indirettamente, sapeva della provenienza di questo contributo finanziario e che questo contributo finanziario, gliel'ho detto anche con molta chiarezza, è venuto perché c'è stato una autonoma disponibilità, un'autonoma offerta di un imprenditore che risponde al nome del dottor Sama. Bene, prendiamo atto di questo, comunque noi non stiamo giudicando lei. Il problema ci interessa il fatto che appunto dobbiamo rapportare ad altre persone. Allora, lo so, arriviamo al noi prendiamo atto delle sue dichiarazioni, se però queste hanno delle problematiche che non si sposano bene con le risultanze giudiziarie, capisce che... queste le rileviamo. E stiamo appunto per questo. Comunque, abbiamo detto che ha ricevuto questa busta con dei CCT, non li aveva mai visti prima, non li ha contati e non so dove li ha messi. Adesso comunque vediamo il pubblico ministero prosegue al suo esame. La cosa si è ripetuta una seconda ed una terza volta. Stavo facendo un'altra domanda, prego. Mi perdono. Stavo dicendo, se
nonostante averli presi in CCT per la prima volta da persona con che era arrabbiato con il sistema politico, ha posto in essere delle cautele rispetto a un titolo che poteva far risalire a lei, o se li ha presi e li ha utilizzati? Non ho posto nessuna cautela. Lei sa che quando c'è stato poi bisogno di poter incominciare a far fronte alle esigenze elettorali, ho pregato prima il signor Ambrosio. Poi vediamo allora, quindi le ha soltanto fatti cambiare? Le ho fatti cambiare per quella parte legislativa, poi ho pregato alcuni di poter cambiare i titoli. Una volta ottenuti... Ha rinnovato i titoli? Certo. Allora, sto dicendo, i titoli vengono rinnovati alla scadenza, scusi. Prego. Vengono rinnovati a nome suo o li dà a un amico per rinnovarli? Ad Ambrosio, l'ho detto. Oh, li dà a un amico per rinnovarli con un contratto, c'è un documento da cui risulta... Allora, quindi, lei ha avuto un fiduciario, ha messo un filtro per poter non far risalire a lei la gestione di questi titoli? Ma se la vuole vedere così... Io non so, non ho mai cambiato un titolo di Stato, ho detto ad Ambrosio se mi fa la cortesia di cambiare i titoli di Stato ricevuti. E poi ho mi perdoni, se Ambrosio si prendeva i suoi titoli. Lei vuole sapere se io andavo sotto una macchina, lei i titoli rimanevano ai familiari di Ambrosio, non a lei. Io credo che lei voglia sapere se io ero a conoscenza che in quel momento stavo facendo l'illecito finanziamento al partito. No, no, io ero a conoscenza. Siamo ai fatti. Lei ha detto che alcuni scadevano a novembre e lei li ha dati ad Ambrosio. Il PM chiede perché non li ha fatti cambiare lei. Vabbè. Perché sapevo che appunto rispondevano ad un finanziamento della campagna elettorale, quindi a un finanziamento di partito, non rispettando le regole della legge sul finanziamento. Quindi lo scopo per cui si è servito di Ambrosio era per mettere un filtro per arrivare a lei. Certo. Vabbè, abbiamo capito. Arriva la seconda volta Bisignani. Cosa fa? La stessa cosa. Cioè porta un'altra busta? E un altro plico chiuso. Quando questa? Presidente, io le date non è che riesca a ricordarle. Ho detto al sostituto Di Pietro nell'interrogatorio reso e ripeto qui che nel periodo che va da giugno a settembre io ho ricevuto 3 volte dal dottor Bisignani in plico chiuso titoli di Stato. In uno di questi io non c'ero, in un'occasione non c'era, mi fu lasciato in ufficio del Ministero del Bilancio. Questo è quello che... Complessivamente, alla fine, sommando i 3 plichi, che cosa c'era dentro? Io le ho detto, che ricordo, che ci fossero poco più di 5 miliardi. Vediamo adesso se ancora Sam l'ha rivista un'altra volta ancora. Ho rivisto Sam... Nel subito a ridosso delle elezioni politiche del 92. Dove? A casa mia. Ancora di prima mattina, perché questi... No, c'è un motivo. Io anche per io abito vicino all'aeroporto di Ciampino. Allora come scendono? Via a prendere il caffè. E ovviamente venne insieme al dottor Ferruzzi. Lei sa, io gliel'ho già detto, forse al Tribunale mi è sfuggito nella ricostruzione attuale, ho preso di averlo detto, che quando incontrai Sam a metà 91... Sì, l'ha detto. Mi disse, ecco, l'avevo già detto. Parlato che Ferruzzi... Esatto, perfetto. E in realtà, anche per questo impegno che avevo assunto all'epoca con Sam, mi telefonò e mi venne a trovare insieme ad Arturo Ferruzzi e al dottor Bisignani. Scusi. Prego. L'impegno, in cuor suo, era l'impegno che aveva dato a Sam da... A giugno ti faccio conoscere Arturo, ho l'impegno rispetto... Beh, Sama mi ha dato 5 miliardi, se chiede di vedermi prendere un caffè glielo offro. No, no, l'impegno... Era un ringraziamento, finito le elezioni, sono stato eletto, è andato bene, lo ringrazio. L'impegno che io avevo assunto con Sama di conoscere Ferruzzi era a prescindere dal sostegno alla campagna elettorale. Fu quella che viene definita, che è stata definita nel confronto con Sama, una visita di cortesia. Io lo ritenni doveroso perché in realtà mi era stato chiesto 7 mesi prima da Sama di dover conoscere il dottor Ferruzzi. Questo avvenne, non parlammo nulla di specifico, ovviamente in quella occasione io ovviamente ebbi modo di ringraziare anche il dottor Ferruzzi per l'aiuto che ci era stato dato. La ragione per cui Sama, Ferruzzi e Bisignani ritengono di
presentarsi da lei, o ancora meglio, la ragione per cui lei ritiene di riceverli il giorno dopo, è semplicemente per sdebitarsi di un impegno che ha preso Sam allora, sì, o per sdebitarsi dei 5 miliardi anche che aveva preso? Dottor Di Pietro. L'ha detto in questo momento per ringraziarlo per il contributo, no? Ho ringraziato per il contributo, no, certamente. Signor Presidente, io le ho anche detto che avrei ricevuto. Presidente, non è così. Non è così, perché poi carta canta. Lui ha detto, mi sono sdebitato degli impegni che ho preso. In quella occasione l'ho ringraziato del contributo, come se fosse una sciocchezza il contributo. No, no, miliardi. No, ma è il dottor Di Pietro. Abbia pazienza. Invece il vero impegno che aveva questo signore era di ringraziare, di sdebitarsi dell'impegno che ha preso verso il dottor Sam a giugno di 7 mesi prima. Ora, credibile o non credibile, siccome a me non pare credibile, sto cercando di farglieli dire 3 volte. Ecco. Ma mi scusi, siccome lei mi chiede se nella sostanza io avessi avrei ricevuto... A me pare più credibile che questo che l'onorevole Pomicino sapesse, siccome aveva ricevuto 5 miliardi, i giorni successivi riceveva coloro che poi l'avevano aiutato nella campagna elettorale, Sama. Mi perdone, perché ricevo il dottor Dardini un anno prima? Perché ricevo il dottor Dardini un anno prima? Un anno prima, il ma infatti mancano un sacco di soldi alla conta. No, no, me lasci, dottor Abbia Di pazienza. Di Pietro, ma noi queste stiamo facendo. A noi ci manca, ieri ne abbiamo accertato 3 su 35. Lei mi ha fatto una domanda. E l'avvocato Spazzale proprio ieri diceva, ma dove stanno gli altri? Stiamo cercando di capire. Se lei risponde alla domanda, non evita queste divagazioni. Lei rispondeva parlando di un episodio diverso, no, cioè di no, Gardini. Presidente, mi perdoni, io credo di capire che il dottor Di Pietro voglia sostenere che io in realtà ho ricevuto il dottor Sama e il dottor Ferruzzi in quanto sostenitori finanziari della mia campagna elettorale. Diversamente, mi lasci terminare, diversamente non li avrei ricevuti, o almeno non li avrei ricevuti all'indomani delle elezioni politiche. E su questo aspetto, Presidente, io intendo rappresentare a lei e ai suoi colleghi che io ho ricevuto a casa mia anche persone che non hanno mai sostenuto campagna elettorale. Ci mancherebbe, mica tutte e mi perdoni. E siccome però, dottor Di Pietro, siccome lei questo intendeva in maniera suggestiva rappresentare, io ho il dovere, e me lo consentono molta serenità, ho il dovere di dire che la sua ricostruzione per questo aspetto è una ricostruzione errata. E a riprova di questo, Presidente, ecco, in questi termini non era una divagazione, io ho ricevuto il dottor Dardini con il quale notoriamente non andavo assolutamente d'accordo per, diciamo, per incompatibilità caratteriale, non so come definirla. Quindi la sua ricostruzione sul punto non mi sembra giusta e non mi sembra esatta. Io sto dicendo. Allora, ricomincio. A che ora vi siete visti quella mattina? Alle 8 meno 10. Alle 8. Oh, alle 8 meno 10 non mi sembra una cosa normale ricevere tutte le persone che vogliono entrare a casa sua. E ci mancherebbe altro. Oh. Questo oh. Diventa difficile. A me sembra, e le chiedevo a lei, conferma, se lei si sia sentito in dovere di svegliarsi alle 7:30 perché le avevano dato 5 miliardi perché avevo preso un impegno 7 mesi prima di ricevere Ferruzzi. E io le ho già risposto. Che mi sono svegliato alle 7:30 anche quando è venuto il dottor Gardini, con il quale non andavo d'accordo. Ho sofferto nell'una e nell'altro caso per le 7:30 di mattina. Ok. Vediamo adesso l'utilizzo di questo denaro, cioè se è stato utilizzato e serve, perché essendo un lecito finanziamento contestato, vediamo se sia servito per fatti suoi, per fatti di tutti. Avevamo questi circa 5 miliardi, come sono stati utilizzati? L'ho già detto, cioè ho dato in titoli dopo che quella parte cambiata da Ambrosio mi era stata restituita in titoli all'onorevole Lima per le esigenze del partito in Sicilia. E, ho dato a 6 candidati della miei amici e poi li ho utilizzati per altri 6 candidati della circoscrizione Napoli-Caserta. Il denaro che riceve un candidato, ha ricevuto lei 5 miliardi, cioè non si dà al segretario amministrativo del partito, si può utilizzare direttamente per sostenere i candidati della propria corrente, così questa è la divisione. Certo. Cioè vorrei capire, ci sono due contenitori, un contenitore che è quello del segretario amministrativo del partito che tiene le spese del partito, e poi c'è un contenitore che siete voi che gestite i vostri soldi per conto vostro. Lei vuole... Voglio dire, perché lei per farli avere a questi altri candidati glieli dava lei e invece non li dava al segretario amministrativo che provvedeva a sovvenzionarla, come DC? Il segretario amministrativo
ha sempre sostenuto gli oneri connessi alla struttura del partito in quanto tale, non alle singole campagne elettorali o a manifestazioni in cui era impegnato direttamente il segretario politico o tutt'al più i capilista. Quindi i singoli candidati avevano bisogno di essere sostenuti in maniera diversa. Voglio dire, allora, è questo il momento centrale della destinazione del denaro. Chi riusciva ad avere delle somme cospicue di denaro, come in questa fattispecie 5 miliardi, non doveva pensare a tutta la DC, ma solo a quegli ADC amica, più amica. Ad alcuni candidati, certo. Per cui, voglio dire, c'erano tante parrocchie, tante famiglie all'interno della parrocchia. Ma che significa tante famiglie all'interno? Voglio dire, erano soldi che questo faceva, quanto Sama. Io ho detto, non li davo al segretario amministrativo, perché in realtà la segreteria amministrativa se le dava al segretario amministrativo. Alcuni oneri. Se lo dava non gli oneri delle singole persone candidate. Mi perdono. Se lo dava al segretario amministrativo in quanto tale si occupava delle esigenze della DC nella campagna elettorale. In questo modo le esigenze a cui facevate fronte erano le esigenze della vostra DC più DC della DC. No. Io mi rendo conto che lei ha un modo di rappresentare suggestivo e ovviamente utile. Per certi aspetti di natura diversa. Io vorrei dire al Presidente e al Collegio che in realtà ci sono due tipi di oneri, e me lo lasci dire, questo vale per tutti, oneri connessi all'attività del partito in quanto tale, le manifestazioni, il personale, i canoni di locazione e così via. In campagna elettorale ci sono poi le esigenze dei singoli candidati, esigenze che quando erano relative a circoscrizioni molto ampie, gli oneri individuali erano molto alti, ovviamente. In questo senso c'erano esigenze finanziarie dei singoli candidati e nel caso specifico, ovviamente... Il problema nostro, stiamo cercando a proposito della destinazione finale del denaro, questo problema di trasparenza, no? Intendo dire, la corsa elettorale dovrebbe essere su una base di parità nella partenza. Se ci sono dei capi corrente che ricevono in ragione del loro ruolo, ricevono dei contributi così vistosi e danno i soldi a quei candidati e non a tutta il partito, quei candidati sono favoriti rispetto agli altri. Voglio dire, nella corsa elettorale non mi sembra che ci sia trasparenza. Ripeto, la sua domanda, se la Corte, se il Tribunale me lo consente, richiede una discussione sul sistema elettorale, sulla filosofia politica, sulla presenza dei partiti nella società italiana. Io non ho difficoltà a rispondere. No, a noi interessa soltanto come vengono distribuiti questi soldi. Ed è quello che ho già detto. Credo che il dottor Di Pietro invece mi chiedesse un giudizio più articolato sul perché si sostiene alcuni e non altri. Perché lei dava i soldi a questi signori che ha dato e non ne ha fatto un discorso dandolo, perché non li dava per esempio alla segreteria, al collegio circoscrizionale che provvedeva a tutti i candidati? Ma credo di averle risposto che le segreterie amministrative, da quella nazionale a quella locale, provvedevano a costi generali rappresentati. E al candidato che non aveva un santo in paradiso come faceva? Ecco, ho capito. Non devi chiedere al candidato che non ha santo in paradiso. Senta, comunque abbiamo capito come vengono distribuiti questi soldi. I soldi che lei invece ha raccolto personalmente, lei ha detto che li ha dati a queste persone. Per lei ha tenuto qualcosa? Certo, per la, ho detto anche. Quindi semmai per lei c'era un vantaggio doppio, perché come capolista aveva Io non ero capolista, Presidente, però c'era nella mia circoscrizione. No, io non ero capolista. Quindi non riceveva lei i soldi anche dalla segreteria amministrativa per la sua campagna? Assolutamente no. E nell'ambito della mia circoscrizione i candidati per i quali sostenni direttamente spese elettorali erano 6, fra deputati e senatori. Sì, adesso... Lei ha mai conosciuto Cusani? L'ho visto, l'ho detto, nella primavera del 1990, dove fu presente alla... questo breve incontro, sempre alle 7:30 di mattina, con il dottor Gardini, e devo dire che nella discussione fra me e il dottor Gardini, il dottor Cusani non ricordo che abbia interloquito, e da quel momento io non ho mai più né visto né sentito Cusani. Del denaro ricevuto in CCT, è stato tutto utilizzato per la campagna elettorale? Sì. Diretto e indiretto? Non è rimasto niente, voglio dire? No, assolutamente, diversamente, siccome certamente sarò chiamato, io qui lo voglio dire con grande chiarezza, anticipandole probabilmente in questa sede, ovviamente io risponderò all'errore che ho commesso nei termini e nei modi in cui
le mie sostanze lo consentiranno. Quindi questo mi ovviamente basta, mi prendo atto. Va bene. Grazie. Allora la parte civile ha domande? Niente, allora la difesa. Grazie Presidente. Onorevole, voglio chiederle questo, lei ricorda come era formata la giunta ENI all'epoca? All'epoca intendo dire fra settembre e novembre 1990. C'era il Presidente Cagliari, c'era il Dottor Grotti, c'era il Dottor Sernia, c'era il Dottor Facchetti. Poi è possibile Cecchetti, non so sì. Se poi la domanda vuole significare se c'era o meno qualcuno appartenente alla mia corrente, non c'era nessuno appartenente alla mia corrente. Non anticipi, chi c'era? Io so a quale corrente appartenevano e so che non appartenevano alla sua, però glielo voglio chiedere. Posso dire che il Presidente Cagliari era legato al Partito Socialista Italiano o oso troppo? No, era legato al Partito Socialista Italiano, certo. E invece che Grotti era legato alla corrente forlaniana, sbaglio o se lo dico? Non sbaglia. E che Sernia era legato alla corrente edemita fra Canzani e Misasi, sbaglio o se lo dico? Non sbaglia. Gli altri due non li conosco, francamente, non potrei dire niente. Puoi dire qualche cosa sull'appartenenza a quale corrente o a quale Facchetti partito? Facchetti era nel Partito Liberale, se non vado errato. Ecco, e Cecchetti? E Cecchetti credo che fosse socialdemocratico. Sì. Senta, lei ricorda che a un certo momento, ed esattamente dopo la delibera CIPI del 26 settembre 90, si costituisce un gruppo di valutazione del prezzo delle azioni da vendere o da acquistare in seno a ENI, se ne ricorda? Io non lo so. Ma non sa chi ha provveduto a questa valutazione? Ma questo dipendeva dalla giunta dell'ENI e, da quello che ricordo sulla stampa, da alcune banche d'affari che furono chiamate dall'ENI. Sì, ma lei non sa che si viene costituito proprio, le dico anche una persona che le potrà ricordare qualche cosa, questo gruppo di valutazione era tecnicamente diretto dal professor Muscarelli, non le dice niente questo? Come? Muscarelli. No. Lei non sa nulla nella determinazione del prezzo finale. Assolutamente. Dell'offerta finale relativamente al prezzo. Assolutamente. Qua è stato pagato 2.805 miliardi, questo è un fatto notorio, certo. Pubblico, ma insomma. E lei non ci può dire, oltre chi, in sostanza, se lo sa ovviamente, chi intervenne con ENI o presso ENI delle strutture ministeriali nel controllo della determinazione del prezzo e nella fissazione di una forbice, un minimo e un massimo, entro il quale muoversi, lei non lo sa. Io questo non lo so direttamente, lo so dalla lettura dei giornali dell'epoca che ho rivisto in questo periodo ovviamente, se lo sapessi non avrei difficoltà a dirlo come ho detto tante altre cose. Questo comunque ricadeva nell'ambito di quell'azione di vigilanza che esercitava il Ministro delle Partecipazioni Statali. Perché lei sa che è stato detto che questo prezzo era spropositato, si discusse, ci fu un'animata discussione politica se era giusto questo prezzo. No, questa animata discussione politica? Non forse all'interno della Democrazia Cristiana, ma io ricordo i giornali dell'epoca che trattavano. Ma io ricordo i giornali dell'epoca. Ma lasciamo stare i giornali. No, la discussione politica, almeno in mia presenza, non è mai avvenuta, se questa è la domanda alla quale io devo rispondere. Benissimo. In realtà era nell'ambito delle responsabilità istituzionali della Giunta dell'ENI e poi del Ministero delle Partecipazioni Statali. Bisignani. Ha mai saputo che ci fossero particolari collegamenti fra Bisignani e una banca vaticana, esattamente lo IOR? L'ho letto in questi giorni, in queste settimane. E non ha mai conosciuto, per esempio, un intermediatore che pare sia stato un intermediatore di Bisignani con lo IOR, questo Monsignor De Bonis? Assolutamente no. E dunque di tutta la storia dello IOR lei non sa nulla? Assolutamente no. Ultima domanda. Lei ha citato la presenza dell'onorevole Giuliano Amato in quella riunione del 26 di settembre del 1990, quando il CIPI doveva decidere di mettere nero su bianco quello che era stato l'orientamento del Consiglio di Gabinetto. Altre volte ha avuto modo di verificare una presenza, un cointeressamento del Giuliano Amato in questa vicenda della chiusura della joint venture? Io lo incontrai solo in quella occasione, poi non mi risulta, devo dire, mai ulteriori interventi, né mi risultano personalmente interventi di altre persone.
Onorevole Senta, io personalmente, voglio dire, avrei molte altre domande da farle che dal punto di vista intellettuale mi solleticano, però sono domande che non riguardano il processo, questo qua non è il suo processo, questo è il processo di un'altra persona che non c'è, e non riguardano tantomeno Cusani, perché a questo punto non so che cosa più chiedergli della funzione di Cusani, e riguarderebbero soltanto eventualmente lei e forse la Democrazia Cristiana. Ma sono domande, ripeto, di curiosità intellettuale e non processuale. Sicché io ho finito, dico addio e le faccio molti auguri. Ho una richiesta istruttoria. Sì, adesso la vediamo dopo le richieste istruttorie. Faccio solo una domanda io, che questa è una curiosità che però inerisce il processo. Cioè, noi abbiamo un capo di imputazione in cui si parla di finanziamenti illeciti ai partiti proprio nell'epoca di cui discutiamo, tra il 90 e il 91, per un numero di miliardi consistente, cioè 150 miliardi. E volevo chiederle, oltre a questi tre incontri con Bisignani, con Sam. Sì, scusi, e ce ne sono stati altri in precedenza? Non ho capito la domanda. Cioè lei ha avuto altri incontri, d'azioni di denaro da parte del gruppo Ferruzzi all'infuori di questi tre in epoca precedente, cioè nel 90. Va bene, per noi basta. Posso andare? Sì, sì, può andare, sono l'unico l'avvocato. Aspetta, andiamo lì. Lei che attività svolge? Sono sottufficiale della Guardia di Finanza presso il nucleo regionale della Guardia di Finanza di Milano. Lei Scusi, è stato delegato a svolgere delle indagini anche con riferimento alla posizione Cusani? Sì, d'accordo. Esattamente che cosa doveva, qual era la mansione affidata lì? Cioè la mansione era risalire ai primi possessori dei CCT, cioè fare a tutta la scala. CCT? CCT della Volterra, della provvista Bonifaci. Della provvista Bonifaci, certamente. Sì, scusi. Innanzitutto, certo. Quanto era la somma complessiva di questi CCT? Ecco, alla fine, se non sbaglio, erano 145 miliardi e 650 milioni. Innanzitutto, qual è la sua attività investigativa che ha svolto per risalire a coloro che hanno Noi abbiamo preso, ecco, noi abbiamo preso, cioè avevamo in possesso il fascicolo per risalire ai numeri dei CCT. Questo gliel'abbiamo dato noi. Perfettamente, questo è dato alla Procura della Repubblica, su questo. Quindi noi poi abbiamo scritto alla Banca Commerciale Italiana dove Bonifaci ha comperato questi CCT, cioè ha prelevato questi CCT. Attraverso la Banca Commerciale ci ha dato il numero di serie per ogni CCT, che era da 5 milioni, da 10, da 50, da 100, da 500 e da 1 miliardo. Questo è tutto. Quindi noi siamo risaliti dalla Banca d'Italia, poi siamo andati banca per banca, singole banche, perfettamente, singole banche. Sì, facendo cioè siete risalite fino a quando era partito da Bonifaci? Perché Bonifaci andava lì, si è dovuto ritornare a Bonifaci. Fino a un certo punto, certo. Allora, c'è una serie di titoli che si fermano allo IOR, su cui non è stato certo, possibile mi sembra accertare. Che sono 92 miliardi e 700 miliardi? 92 750 milioni. Cioè, lo IOR ha presentato all'incasso la Banca d'Italia 92 miliardi. Ancora non sapete o lo sapete non sappiamo, già? No. Lo IOR che gli e lì non possiamo, dati? Non possiamo perché non possiamo. Siamo fermati noi. Okay. E quindi abbiamo 92 750 milioni. Ok, stanno lì. Certo. Poi abbiamo gli altri milioni, certo. Gli altri miliardi. Degli altri miliardi possiamo cominciare a vedere man mano chi li ha incassati, allora chi sono stati i beneficiari? Allora cominciamo a vedere. Sì. Quindi, siccome questa mattina abbiamo avuto qua l'onorevole Pomicino, vediamo su questo filone che cosa avete accertato. Beh, noi comunque siamo risaliti allora alla Banca d'Italia che ci ha comunicato per 3 miliardi e 400 milioni. Poi siamo andati al Banco di Roma e il Banco di Roma ci ha detto che li aveva presentati all'incasso Ambrogio Francesco. Vediamo allora, cambiamo colore, perché lei ha fatto ogni sì, ogni ho fatto gli un, ha dato colore, un colore, vedo, un no? colore diverso, certo. Allora prendiamo, abbiamo detto, il colore azzurro e lo IOR, sì. Pomicino e... Allora c'è Grotti... Verde, vediamo Grotti e viola, no? Sì, dopo lo IOR c'è un miliardo. Che cosa avete trovato? Un miliardo. Un miliardo andava a Grotti, poi sì. Ancora? Attraverso la Carimonte che è la banca, okay. Poi abbiamo Carlo Sama. Sama, quando andava? Credo che siano 820 milioni.
Piga Di Marco cosa abbiamo? Ma io qui ho segnato 900 milioni. 900 milioni. Ecco. Piga Di Marco, chi sarebbe? Spiega la Di Marco è la moglie, Di Piga. Dell'onorevole Piga, sì, dell'ex onorevole Piga. Poi abbiamo Gardini. Sì, abbiamo, scusi, Lefebvre. Io ho segnato 2 miliardi qui. Mm-hmm. Poi c'è Citaristi? Sì, l'onorevole Citaristi. Quanti? E credo che sia per 4 miliardi 750 milioni, non vorrei sbagliare, ho qui le varie cose. Sarà, ecco. Poi abbiamo Bisignani. Però, diciamo, Bisignani sono 4 miliardi e 100 milioni. Cusani poi? Io ho rinvenuto 16 miliardi e 855 milioni da parte mia, attraverso Pastorino. Poi vicino, l'abbiamo già detto, 3 e 4, Cagliari? 3 e 4. Cagliari sono 3 miliardi... Scusi. O 4 e 3? 4 miliardi, scusi, 4 miliardi e 300 milioni. Allora, quindi, se ho ben capito, avete identificato una serie di destinatari finali di titoli, sì, e questi, se ho ben capito, sono Grotto, Sama, Piga, lo stesso Gardini, Citaristi, Bisignani, Cusani, Pomicini e Cagliari. Certo. Non ancora avete potuto identificare la parte relativa ai 93 miliardi perché questa è lo IOR e non ancora sappiamo. Non abbiamo, appunto, non abbiamo. Non ho altra domanda. Quindi lei è un sottufficiale della Guardia di Finanza? Sì. Fino adesso abbiamo visto la posizione dei titoli e abbiamo detto una certa serie di titoli sono arrivati a Cusani, avete visto, di circa 17 miliardi, qualcosa del genere. Lei si è occupato specificamente di questa indagine? Sì. Che cosa ha accertato? Dunque io mi sono recato presso la società Fideor, con sede in Milano, Fideor, con sede in Milano, via Dante 16, per accertare praticamente la provenienza in Fideor di 200 milioni di CCT che i colleghi del Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria facevano risalire alla cosiddetta provvista Bonifaci. Quei due CCT erano stati portati in Fideor dal signor Cusani Dario, che sarebbe fratello del signor Cusani Sergio. Unitamente ad altri due CCT di 100 milioni l'uno. Praticamente era successo che i CCT vengono portati in Fideor, Cusani Dario dà disposizione di monetizzarli con quella provvista, chiamiamola provvista, si apre un conto di gestione fiduciaria dinamica, perché la Fideor è una SIM di gestione, e è stato movimentato negli anni fino ad quindi arrivare... Quindi da quel momento accertate che la Fideor, a nome di Fideor, di Cusani Dario, aveva un conto dinamico e quindi avete detto andiamo a vedere tutto il conto dinamico. Ecco, no, sì, abbiamo visto il conto dinamico che alla data, quando sono arrivato io, portava un saldo di 516 milioni e dispari che sono stati sequestrati. Ho chiesto ai responsabili di Fideor di informare gli organi della Procura, e anche sottoscritto in qualità di ufficiale di Polizia Giudiziaria, se anche il signor Cusani Sergio aveva avuto rapporti con tali società. Esaminate bene i contratti, questi in realtà, dal punto di vista formale, non erano intestati a Cusani Sergio, ma bensì a certo avvocato Giuseppe Druetti, attualmente in pensione. Praticamente che cosa è successo? Il consigliere Sergio ha detto io voglio fare operazioni in titoli, cioè voglio monetizzare il CCT, però io non voglio comparire. Ed è stato usato il Druetti Giuseppe per intestare i singoli mandati fiduciari. Ci sono vari mandati fiduciari, una per ogni operazione. Alcuni mandati si riferivano esclusivamente a titoli della cosiddetta provvista Bonifaci. Poi ci sono altri mandati che non si riferiscono alla provvista Bonifaci e per i quali sono in corso accertamenti e sono altri miliardi. Se siete d'accordo, qui abbiamo acquisito un fatto adesso. Abbiamo acquisito che 16 miliardi, 250 milioni, perfetto, e sono provenienza Bonifaci. Direi che per noi può bastare. Sì. Va bene. Altro? Basta. Va bene. Può andare, grazie. Allora abbiamo terminato. Allora ci vediamo domani. Di non fare udienza. Finisce qui la quarta puntata. Noi ci rivedremo lunedì e fra i vari testimoni ascolteremo l'onorevole Lamalfa e Grotti, che è stato il vicepresidente dell'ENI nel periodo in cui stiamo trattando, cioè nel periodo dell'Enimont. Io quindi vi saluto e vi do appuntamento a lunedì prossimo alle 20:30, sempre sulla Terza Rete.